Benvenuti amici di Turbo.it all'ultima recensione. Sì, l'ultima recensione per la linea Transformers Prime Beastanters Autobot. Questo è l'ultimo Autobot che ho preso. Con questi li ho finiti tutti. Non ho più altre recensioni a fare. Mi mancano giusto i Predacon e due Decepticon. Poi posso archiviare questa serie. Comunque, qui abbiamo il Beastanters e Smokescreen. Con la sua Armored Quill, o Quill Armor, come si chiama, questo sgorbo di plastica, di gomma. Comunque, vediamo che è una macchina da corsa, esattamente come Smokescreen, anche se il paint job è sbagliato. E sì, ha come accessori questo fucile con una specie di rete e questa armatura da Death Race. Andiamo con l'arma, è un fucile a molla, con una molla che non è assolutamente abbastanza potente per tutto questo affare. Infatti, se lo lancio, non ha fatto neanche una spanna, ha fatto una decina di centimetri. Per fortuna questa si può tirare via, in questo caso, senza la rete, tira abbastanza lungo. La rete è in gomma, una gomma abbastanza dura, e in teoria si dovrebbe poter avvolgere e chiudere attraverso questo slot e questo perno, però la cosa riesce abbastanza difficile e non ho alcuna voglia di perderci tempo. Soprattutto perché se, probabilmente facendo più di una volta si rischia di spezzarla. Qui abbiamo l'Armor Quill. Quell'armor, come cavolo si chiama, di Smokescreen, è una roba di gomma che per fortuna si può sganciare perché è agganciato verso due slot che sono qui sulle fiancate. È proprio gomma e possiamo metterla via. E qui abbiamo Smokescreen. Per fortuna non è come gli altri Beastanter con dei remold abnormi, può essere ridotto semplicemente alla sua forma normale. Passiamo direttamente alle dimensioni, come sempre con Cap. Questa volta usiamo Optimus, perché Ultramanius non ho voglia di ritrasformarlo. Bene, diamo un'occhiata un po' alle sculture, si vedono un po' di dettagli scolpiti, soprattutto qua dietro, e purtroppo non colorati, anche qua davanti, tanti bei dettagli. I fanali sono in plastica trasparente giallo-arancione, è anche abbastanza simpatico, abbiamo i finestrini trasparenti e il paint job ovviamente è sbagliato. Indovinate? Le Pro Labels, le hanno fatte e gli servono. Bene, cominciamo con la trasformazione che è una delle più complicate che io conosca. È anche abbastanza faticosa. Per prima cosa, lo spezziamo in due. E qui siamo a posto. A questo punto, solleviamo il cofano. E separiamo il paraurti. Adesso possiamo sollevare il tettuccio e sganciarlo dai finestrini. Anzi, sganciare i finestrini verso l'esterno, se no rischiamo di rompere qualcosa. È sul serio tutto un giro di lamiere questo modello. A questo punto portiamo le due metà del cofano sopra il parabrezza, prendiamo le ruote, le ruotiamo su un ball joint in questa posizione e le agganciamo a questo perno attraverso uno dei fori dei raggi. E una, due,
e 2. Portiamo in alto la testa, prendiamo questo pannello e lo ruotiamo su questo perno in modo che questo foro si agganci qui sotto il mento e questo qua in mezzo al torace. E qui abbiamo un falso torace per smokescreen. Adesso, attraverso questo perno qua dietro, portiamo in alto la spalla e ruotiamo tutto questo cofano, perbrezza, tettuccio su questo perno qui e lo portiamo dietro il braccio. Stessa cosa a questa parte e poi sistemiamo le spalle. E questa è la parte più difficile, stavolta mi è venuta di una facilità assurda. A questo punto prendiamo le portiere e ruotando su questo perno le portiamo in alto, le chiudiamo un pelo e questi perni qua vanno a infilarsi qui sotto il collo. Si vede? Non si vede? Fate bobis. A questo punto le riapriamo finché non si incastrano qua dietro. Abbassiamo i finestrini e la parte alta l'abbiamo fatta. Portiamo il bacino ai 180 gradi, separiamo le gambe, tiriamo su questi pannelli qua dietro, nel paraurti, e portiamo giù tutto questo pezzo a formare questi enormi piedoni per smokescreen. Ed è quasi fatta. L'ultima cosa da fare è ruotare questi pannelli col ginocchio in modo che questo perno si infili sotto queste plastiche. Ah no, ecco, c'è proprio un piccolo slot qua. Lo agganciamo ed ecco qui smokescreen in modalità robotica. È venuto più facile di quanto pensassi. Di solito non mi viene più difficile. E beh, facciamo subito comparazioni. Qui abbiamo il Vacon, sempre Robot in Disguise. Questa volta usiamo il Tamagnus. E passiamo alle articolazioni. La testa è su perno, non fa su e giù. I finestrini sono su perno, ma sono sopra trasformazione. La spalla è su ball joint, poi abbiamo il solito perno a fungo per l'avambraccio e un ratchet sul gomito. Non so per quale motivo, perché non è che sollevi tutti questi pesi. Bacino, ruota 360 gradi, soprattutto per la trasformazione, l'anca su ball joint e su perno a fungo. Ginocchio piega quasi 90 gradi e il piede ha un minimo di posabilità. E le spalle sono su doppio perno e quindi permettono una buona libertà di movimento. Anche qui i colori sono sbagliati, soprattutto la testa. Se tutto quello doveva essere rosso l'hanno fatto blu. Vabbè. L'arma ovviamente può essere impugnata in mano, come una semplice pistola, oppure, ecco una cosa che avevo dimenticato, sugli alettoni ci sono altre due porte. Sì, qui non ha senso, ma in modalità veicolo volendo, ma nessuno vuole. L'ultima cosa, questo schifo di armatura può essere agganciata anche in modalità robotica, attraverso questi fori, 1, 2, 3 e 1, 4. E qui abbiamo 4 perni, 2 qui, vediamo un po' di avvicinare, ecco qua, questi, e questi qui sulle spalle. Quindi semplicemente agganciamo i due perni qua sotto in vita, uno
e due che non vuole entrare. Perché non vuoi entrare? Perché lo sa che lo insulto sempre, quindi non collabora. Ecco. E poi, ruotando abbastanza le spalle, 3 e... dove sei? Ecco qua, 3 e 4. E qui abbiamo la versione in armatura di Smokescreen. La trovo assolutamente inutile e stupida. Non c'è altra descrizione possibile. Quindi, questa va nel cassetto. E non ne parleremo mai più. Tranne che, dimenticavo, qui abbiamo da ciascun lato due fori dove, se volendo, si possono... si può immagazzinare il missile per qualunque motivo più o meno valido possiate immaginarvi. Io non ne immagino neanche uno. Bene, quindi qui abbiamo Smokescreen della serie Beast Hunters Deluxe. E il modello della serie Transformers Go, quindi Beast Hunters giapponesi, mi sembra che venga semplicemente così, senza queste gomme inutili. Sinceramente non so se vi conviene, i colori dovrebbero essere più vicini a quelli giusti, però questo costa 20 euro, l'Ars Micron, se tutto va bene, lo pagate anche 40. L'Ars Micron, il...